Buongiorno Pasquale. Buongiorno. Eccoci qua. Innanzitutto buone feste. Come sono andate? Le feste molto bene. Abbiamo mangiato come sempre, siamo stati con gli amici. Oggi in particolare ho festeggiato nella mia città, che è Cosenza, con i miei amici in un bar di Piazza Fera. Abbiamo preso un aperitivo per darci gli auguri di un buon anno, diciamo. Bene. Diamo e questo... speriamo che il 2015 sia l'anno in cui questo parco, di cui parleremo fra un secondo, l'abbiamo qui alle nostre spalle, siamo qui in questo parco che sorgerà a Cosenza, speriamo che il 2015 sia l'anno giusto per cui questo parco verrà inaugurato. Infatti proprio ci vieni a cavallo, diamo per scontato che sei un nostalgico, visto che sei spesso coinvolto nei nostri eventi. Sì. E ti voglio chiedere, cosa ti manca di più di Cosenza? Cosa mi manca di più di Cosenza? Mi manca il fatto di parlare la mia lingua, il fatto di camminare a piedi, il fatto di conoscere almeno tre quarti della città, il fatto che ogni strada racconta una storia della mia vita. Adesso siamo passati davanti alle scuole elementari e alle medie che ho frequentato qui a Cosenza. Quindi io non sono uno di quelli che è andato via da qua, che c'era 2 anni, 3 anni ed è vissuto a Roma. Io sono andato via da qua che avevo 21 anni, quindi tutti i miei amici, la mia adolescenza, tutti i miei compagni di liceo, cioè mi mancano tantissimo. Questo non vuol dire che poi nel corso degli anni siano tutti diventati, che ne so, delle persone gradevoli, no? Può darsi anche di no, perché non ho avuto il tempo di approfondire, però mi manca quell'idea e quel ricordo soprattutto. Facciamo allora un tuffo. Ah, per non parlare, scusami, del cibo, che mi manca tantissimo. Insomma. Salsiccia e bruccolina. Esatto. La canecice, insomma tutto quello che è la nostra tradizione. Allora, già che ci siamo, facciamo un tuffo nel passato. Sì. E vogliamo sapere quando ti è entrata la pulce del doppiaggio, comunque di fare l'attore in testa, e quali sono stati i tuoi primi passi? Oh, di fare l'attore, perché poi il doppiaggio è una cosa che viene dopo. Di fare l'attore avevo 16 anni e ho cominciato a collaborare con un gruppo che era qui a Cosenza, che si chiamava Teatro Scuola. E ho cominciato così per caso, e poi piano piano le cose sono diventate sempre più importanti. Poi ho vinto il concorso all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, e quindi dal 79 sono stanziale, diciamo, a Roma. E poi nel corso degli anni, col teatro, il cinema, la televisione, poi sono arrivato anche al doppiaggio. Perché il doppiaggio poi, che cos'è? Non solo è un mestiere comunque anche virtuosistico, ma è anche una continuità lavorativa, no? Ultimamente il teatro lo fanno solo i ricchi, nel senso che lo fanno gratis, no? Il cinema e la televisione, nonostante io abbia fatto 30 film, è sempre più difficile, perché comunque i ruoli sono sempre quelli e le sceneggiature che ti propongono sono sempre uguali. Per un calabrese come me, con sta faccia così, o mi fanno fare il carabiniero o il mafioso, quindi ormai ne ho fatti talmente tanti che comunque non mi piace più. Per cui il doppiaggio mi dà questa possibilità innanzitutto di continuità lavorativa, quindi anche economica, e anche la capacità di la possibilità di misurarmi con una serie di ruoli completamente diversi, no? Se tu pensi che ho doppiato anche dei film western, ma quando mai l'avrei fatto in Italia dei film western? Oppure trovarmi a competere con ruoli scritti per attori stranieri, americani, che roba che qui in Italia non si fa mai. Per esempio, io ho doppiato un film che si chiama Trainspotting. Tu puoi pensare che in Italia ci sia un film come Trainspotting? Credo proprio di no. Esatto. Quindi almeno se l'abbiamo perso dal punto di vista proprio del fisico, l'abbiamo recuperato nella voce. Almeno quell'interpretazione là rimarrà nella storia, no? Infatti, che è questa la chiave comunque, interpretare delle cose. Cioè non ci sbagliamo con l'equivoco della bella voce. Cioè neanche un doppiatore ha la bella voce. Un doppiatore recita. E la cosa difficile è che la deve fare appresso a un altro che l'ha già fatto. Questa è la cosa. E soprattutto non ci sono giudizi morali. Mi spiego. Se io ho di fronte un attore che non ha recitato bene, non è che c'è un giudizio morale dicendo questo è cane, io lo devo migliorare. No, io devo cercare di essere il più possibile vicino al suo temperamento, anche se questo è cane, ma non migliorarlo mai. Noi non miglioriamo mai, diamo una versione, una traduzione di un film, così come c'è una traduzione di un libro, perché non penso che tu hai letto Dostoevskij in russo. No, non mi sognerei mai. Esatto. Provarlo. E quindi all'interno delle traduzioni ci sono traduzioni fatte da Montale o da Ungaretti e traduzioni fatte da Ciccio Giovanni, cioè voglio dire,
le traduzioni. Allora, se in un film le nostre interpretazioni sono state degne di nota, vuol dire che abbiamo fatto una traduzione buona. Bene. Hai già risposto parzialmente allora alla prossima domanda? Io rispondo sempre, sono andato pronto, sono andato pronto. C'è chi sostiene infatti che la versione originale sia un prodotto però migliore del ridoppiato. Tu cosa ne pensi? E qual è secondo te la cosa più difficile del tuo mestiere? Parzialmente ci hai già risposto. Sì, sì, però... sì. No, io non faccio mai distinzioni fra migliore e peggiore. È un'altra cosa. È logico che l'originale è l'originale. C'è poco da fare. Quindi noi dobbiamo stabilire in Italia e anche in parecchi paesi del mondo, perché si doppia in 180 paesi, non solo in Italia, dobbiamo stabilire se mandare tutto in originale con i sottotitoli oppure tradurre. Se noi mandiamo tutto con i sottotitoli ci perdiamo anche delle sfumature di inquadratura, di paesaggio, oppure delle interpretazioni, anche microinterpretazioni, il movimento dell'occhio, piuttosto che le lacrime, piuttosto che le risate, perché siamo impegnati a leggere quello che c'è scritto. Infatti io che guardo le serie televisive la sera mi abbiocco sempre, perché ho furia di leggere. A furia di leggere ti abbiocchi, è così, quindi bisogna stabilirlo a priori. Per me, se si stabilisce in Italia che non c'è più doppiaggio, io non ho problemi, io faccio l'attore. Tornerò a fare il teatro come faccio sempre, tornerò a fare il cinema e la televisione, non è un problema. Allora... E la difficoltà che mi chiedevi è proprio quella, la velocità di esecuzione e il fatto di andare, ti ripeto ancora una volta, appresso a uno che l'ha già fatto. Perché per esempio io come attore riderei e piangerei in un certo modo, ma di fronte a me c'è un signore che ha già riso e pianto in un altro modo. Quindi io comunque devo andare appresso a lui, se ci riesco e se sono bravo. Se ci riesco e se sono bravo, il film ha un'importanza. Se non ci riesco e se sono bravo, è come tutte le traduzioni. Una traduzione fallimentare, una traduzione brutta, un film doppiato male. Esiste, cioè, esistono, per carità. Allora, quanto conta per un attore, doppiatore, informarsi sulla trama, o meglio, il background del personaggio che poi va a rappresentare su schermo? Guarda, ci sono due scuole di pensiero. Per alcuni contava tantissimo. Per esempio a me tutti i film di Nicolas Cage mi arrivava la cassetta a casa, il copione a casa il weekend prima di cominciare. Adesso non si può fare più perché problemi di pirateria, quindi la cassetta o il DVD non te lo danno più perché hanno paura che tu lo potresti mettere sul web. Sono degli stupidi, perché se io metto sul web una cosa in cui ci lavoro, insomma, dovrei essere veramente un deficiente, però è così. Per cui da una parte due scuole di pensiero, una leggerlo prima, l'altra farsi sorprendere dalla storia e dalle scene, che può essere anche una bella cosa. Cioè per esempio Giancarlo Giannini è un signor attore che tu conoscerai sicuramente, spero per te, è un signor attore che sostiene che noi dobbiamo doppiare tutti quanti staccati e in solitudine e non dobbiamo mai amalgamarci insieme, perché sennò viene tutta una cosa un po' alla Boris, smarmellata, diciamo, no? Invece se uno recita da solo poi si mette insieme e c'ha delle intonazioni stranissime, no? Nel senso, si fa sorprendere dalla storia, quindi siamo meno routinier e siamo più sorpresi da quello che vediamo. Bene. A questo punto allora mi viene da chiederti, qual è stato il personaggio che più ti ha dato rogne e che ti è stato più antipatico che tu dovrai rappresentare? Ma no, guarda, logicamente per questioni politiche tutti i nazisti che ho doppiato o tutti i violenti e tutti i drogati che ho doppiato, per questioni anche morali, diciamo etiche. Però io faccio questo mestiere, cioè siamo gli ipocriti, siamo quelli che fingiamo, e quindi non c'è un rapporto con la realtà, quindi non ho avuto difficoltà particolari. Certo, i personaggi particolari e difficili da fare sono quelli molto urlati o con la voce strozzata o con la voce di gola, dove bisogna comunque dare il massimo, però c'è il fisico di mezzo, insomma. Cioè, per esempio in Trainspotting avevo una serie di urli per cui sono stato senza voce per 7 giorni, insomma. E invece, scusa Nicolas Cage, quello che più ti ha divertito, che più ti ha dato soddisfazione? Ma, guarda, io non sono legato ai personaggi, devo essere sincero. Sono legato al mio lavoro, cioè a me la soddisfazione è di uscire la mattina e cercare di essere nel mezzo della giornata una persona diversa da quello che sono, vivere altre vite, cercare di conoscere l'animo umano e la psicologia umana, e questo lo facciamo. Poi nel doppiaggio siamo anche degli studiosi di cinema, perché facendo dei pezzettini avanti e indietro ci rendiamo conto delle inquadrature,
del linguaggio cinematografico, dove sta andando, cioè il futuro del linguaggio cinematografico. Vediamo i montaggi, vediamo gli errori, i microfoni in campo, o piuttosto che i montaggi sbagliati, no? Nel senso che tengo il sonoro però monto le immagini, allora delle bocche partono in un certo modo, ma sono discorsi un po' tecnici. Però noi siamo proprio fissati su questo, sulla storia del cinema e su quello che fa il cinema in questo momento, cinema, la televisione, la fiction, eccetera. E allora, pure altra domanda, sappiamo che a Roma tieni delle lezioni sul doppiaggio, sì, e volevamo sapere, come professore, che tipo sei? Da quello che dicono i miei allievi, una carogna. No, no, io assolutamente no, nel senso che sono uno molto esigente da questo punto di vista, perché penso che i ragazzi abbiano bisogno di uscire un po' da questo mondo virtuale, no? Per cui ognuno, se sembra, io ti faccio un esempio, no? Avete visto X Factor, no? Non è possibile che a X Factor si presentino 15.000 cantanti in Italia. Così come a MasterChef non è possibile che si presentino 12.000 cuochi, no? Con questo fatto di dover comunque rincorrere dei sogni a tutti i costi. I sogni sono sogni, però a un certo punto sembra la corrida, cioè si presentano soggetti che cantano mentre si fanno la barba, non è possibile, lì si va per cercare una strada professionale e comunque devi avere anche delle basi, no? La stessa cosa al doppiaggio, viene gente che dice è stato sempre il sogno della mia vita, sì ho capito, ma hai recitato, hai fatto qualche cosa, ti piace la recitazione, vai la sera a teatro, vedi film, vedi il cinema, no, mi piacevano i cartoni animati da quando ero bambino, mi piacevano le vocette. Non basta, non basta. Allora cerco di sferzarli e di farli svegliare un po', e ti assicuro che con me si svegliano. Ogni tanto li faccio doppiare anche in calabrese per farli divertire, quindi. C'è solo da imparare. Esatto, esatto. E allora, quale consiglio daresti a dei giovani che si avvicinano a questo mondo e, se cosa, e su cosa dovrebbero puntare soprattutto? Il consiglio a giovani in questo momento è quello di lasciar perdere, perché sono di mestieri difficilissimi, invece no, sto scherzando. Consiglio è quello di credere in se stessi sempre e comunque fino alla fine e provarci, però non con la prosopopea e la presunzione di pensare che basta avere un sogno per realizzare una cosa. Non basta sognare, pure io ho sognato di essere un calciatore del Cosenza, non ci sono mai riuscito, ho sognato di essere pilota di Formula 1, non ci sono mai riuscito. Il sogno è una cosa, poi la realtà è un'altra. Va bene, a questo punto noi siamo quasi giunti alla fine della nostra intervista. Noi, come sai, abbiamo un canale che fondamentalmente parliamo di sfondo nerd. Non so, sì, se questa parola ti, sì, è... Però prima di andare in questo sfondo nerd volevo dire una cosa. Non a caso ti ho portato qua e vi ho portato qua, perché qui sta per nascere un parco giochi accessibile a tutti i bambini. Ed è una cosa organizzata da un'associazione che si chiama La Terra di Piero, che prende il nome da Piero Romero, che era insomma un ragazzo cosentino che si occupava degli altri, che purtroppo è morto giovane, e questa associazione porta il suo nome. E questa associazione mi vede come dire, legatissimo a loro. Perché? Perché è un'associazione che si occupa di solidarietà facendo spettacolo. Cosa ci può essere di più bello? Facendo teatro, poesia, ironia, autoironia, e dove recitano in questa compagnia anche degli attori. Io non so come definirli, no? Perché ci sono delle parole allucinanti, disabili, handicap, ma no? Io per esempio li chiamo gli attori a rotelle, che sono di una bravura sconcertante. E questo non è solamente il pietismo d'accatto, no? A dire vabbè il ragazzo sta sulla sedia a rotelle, quindi per forza gli dobbiamo dire bravo. No, io ti garantisco come professionista che sono bravissimi, hanno dei tempi comici incredibili. E tramite questa commedia, la prima in questa città, si chiama Consativicci, che vuol dire rassegnate, insomma, che ha sbancato, diciamo, tutti i teatri dove è andata, addirittura due volte allo stadio riempendo la curva del Cosenza. Questo gruppo agisce in questa città con queste carte, e queste carte sono le mie, cioè lo spettacolo, la poesia, l'autoironia e la cultura. Ora, io ti ho portato qua perché sta nascendo in questo posto qua, anzi se fate pure una panoramica, sta nascendo questo parco per bambini, ed è la mia priorità di cosentino per il 2015 e la mia priorità di attore di tornare in questa città
a darmi da fare per questo. Questa è la cosa del 2015. Io spero che entro l'anno riusciamo ad inaugurarlo. E l'artefice di tutto questo, già lo saprai, tutto Cosenza lo sa, si chiama Sergio Crocco, che è anche un grande poeta, che ha scritto delle cose, devo dire, bellissime, che io mi onoro di recitare ogni tanto quando mi chiamano o faccio i miei recital qua a Cosenza, mi onoro di recitare le sue poesie. Non sono entrato in Consati Vici perché sono a Roma e quindi non posso fare le prove, non posso dare una mia continuità, però loro sanno che io sono sempre con lui. Bene, bene, infatti noi tra l'altro sapevamo che sei, come dire, di queste tue poesie recitate, perché noi naturalmente essendo sul web siamo informati. Sì, 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 Supa Cosenza è andata in giro, Supa Cosenza. Quindi noi eravamo anche già informati, sì, su, sì, questo. Sì. Esatto. Beh, allora niente, tornando a noi, facciamo un'altra inquadratura su. Esatto, vedi? Giochi senza barriere, quindi per tutti i bambini, senza nessun tipo di barriera. E adesso andiamo in questo mondo nerd che a me mi preoccupa tantissimo. Infatti abbiamo visto da quel poco che siamo riusciti a trovare che comunque le tue esperienze in questo campo sono davvero proprio disegnate. Giustamente ai pezzi che hai fatto benissimo. Perché fu, come hai detto, il doppiatore o comunque l'attore non può rilegarsi ai ruoli di doppiaggio dei bambini o comunque dei cartonetti così. Sì. Infatti personalmente noi ti abbiamo apprezzato, beh, oltre che per i film magari d'azione più blasonati, soprattutto per le serie televisive che appunto sono ispirate molto ai comics americani, come appunto Agents of S.H.I.E.L.D. dove fai l'agente Coulson, Arrow dove fai Manu Bennett, doppi Manu Bennett che fa Deathstroke, che è il mio personaggio preferito della DC Comics, tra l'altro, immaginati che cosa ho provato. Siamo in un territorio minato. Esatto, diciamo. Per quanto invece riguarda l'ambito videoludico, sappiamo che appunto hai doppiato Joker in DC Universe Online e anche altre esperienze, ma noi abbiamo un pallino, sì, infatti te lo poniamo come sfida. Sì. Noi siamo grandi accrediti fan di un noto videogioco che si chiama Metal Gear Solid, che è un videogioco famosissimo, cioè chi è nel nostro campo tutti lo conoscono. Sì. Unica pecca di questo videogioco è che noi in Italia, non si sa perché, non hanno mai doppiato il mezzo doppiaggio che hanno fatto di una cosa, è venuto, ti lascio immaginare, sembravano doppiati in un'altra lingua. In un'altra lingua. E c'è questa famosa scena che, ti dicevo, riprende un po' i film di Sergio Leone, dove sono i due protagonisti a cavallo. E noi ci sentiamo di vedere come te la cavi in questo meno di un minuto la scena, come la interpreteresti tu. Ci sta. Ah, cioè quindi siamo in un'intervista mi fate lavorare, insomma. Esattamente, lo so che è festa, ma. E come facciamo? Cioè? Teniamo tutto il qua pronto col sottotitolo. Vabbè, vedi se te la cavi, se no, come vuoi tu. Non lo so, cioè, adesso mi metti pure in difficoltà e se poi non me la cavo. E se poi non te la cavi. Lo tagliamo. La tagliamo. Esatto. Non sono solo loro. Il mondo intero ti vuole morto. Dovrai unirti a Miller e creare di nuovo quel tuo esercito privato. Prima di tutto dobbiamo salvare Miller. Si trova in Afghanistan. Sei una leggenda per quelli che vivono sul campo di battaglia. Ecco perché devi svolgere tu stesso questa missione. È quello che vorrebbe Kurtz. L'Afghanistan è grande. Mi aspetto che imparerai in fretta ad usare quel binocolo, così che tu possa pianificare la tua prossima mossa. Come e dove la farai, spetta a te deciderlo. Ora va! Riporta in vita la leggenda!